a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non fate troppo caso ai miei capelli perché la parrucchiera li ha tagliati purtroppo troppo corti. Siamo qui per un assaggiamo ed è il primo video che registro nel nuovo, tra virgolette, studio che ho nella nuova stanzina in cui che mi sono ricavata per fare appunto i video. E andiamo subito a vedere che cosa assaggerò per voi oggi. Oggi per voi ci sono queste patatine chips al gusto kebab. Quindi le ho trovate alla Lidl, hanno spesso offerte un po' particolari, quindi cose un po' etniche. E adesso vi faccio vedere un pochino più da vicino il pacchetto. Allora, come potete vedere, questa è la marca. Dovreste trovarla ancora alla Lidl, ma non ne sono sicura. Qui c'è appunto kebab style e qui avete un bel piatto di kebab che ci porta immediatamente sul retro. E come al solito vi faccio vedere i valori nutrizionali che sono qui. Non so se riuscirete a capire molto, ma insomma sono qui comunque sia. Vi dico che intanto il pacchetto è bello grande perché, come vedete, sembra pieno quasi fino all'orlo, più o meno fino a qui dovrebbe essere pieno. Quindi sono 200 grammi e adesso andiamo ad aprire. Come vedete non c'è molta aria all'interno. Il profumo è buono, sa molto un profumo molto speziato, diciamo così, tipico del kebab. Adesso vi faccio vedere le patatine come sono. Se vedete, sono dei piccoli puntini, appunto dati dalle spezie, presumo. Per il resto sembrano patatine normali. E adesso assaggiamo. Nuovamente perché avevo qualche pregiudizio su queste patatine, perché ho detto gusto kebab faranno sicuramente schifo e dovrò buttare il sacchetto, però sono buone. Sono un po' un gusto un po' particolare, un po' pollo, un po' hanno quello speziato appunto che ricorda un pochino magari le patatine al rosmarino, tipo quelle anche al gusto un po' pizza, che sono appunto un pochino speziate, come dicevo, quindi hanno il gusto di erbe o origano, timo, cose così buone. Devo ammettere, io intanto me ne mangio un'altra. Io spero che il video vi sia piaciuto. Non sono niente di che alla fine, sono patatine, però in ogni caso si possono fare degli assaggi un po' particolari anche stando dall'Italia. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e magari anche a condividerlo con i vostri amici. E se avete qualche curiosità, qualche cosa da chiedermi, potete lasciare tranquillamente un commento, vi risponderò appena possibile. Ci vediamo sui social che trovate tutti in descrizione, in particolare vi ricordo Facebook, Instagram e Twitter, che sono quelli in cui sono più attiva. E quindi potete scoprire che cosa faccio in tempo reale. Ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!